La prigione di Dartmoor, isolata dal mondo esterno mediante mura di granito. Mi hanno detto che se tu dicessi quello che sai potresti uscire di qui subito. Forse sei un altro spione della polizia, oppure no. Ma ti darò la stessa risposta che ho dato agli altri. Ho ancora 2 anni, 8 mesi e 6 giorni per continuare a fabbricare carillon che verranno venduti all'asta a beneficio di questo delizioso ricovero. E ho intenzione di scontarli. Circolare. Ed ora passiamo al successivo articolo dell'elenco. Dovrei dire articoli perché infatti sono 3. Dunque, signore e signori, questi oggetti possono essere acquistati tutti insieme oppure separatamente. Questi bellissimi carillon sono arrivati proprio stamattina e non avevo intenzione di offrirli all'asta così presto, ma invece farò uno strappo alla regola. Quindi, amici miei, come diceva una volta il vecchio Marcantonio, prestatemi le orecchie. E che cosa si sente? Stupendo! Il dolce suono di un carillon. Che graziosa musichetta, che splendido regalo! Costruito da mani amorose, un oggetto che unisce la bellezza all'utilità. Chi vuole cominciare con 5 sterline? È un affare a 5 sterline. Nessuno alza la mano? C'è qualche amatore in sala che vuole offrire 3 sterline? 2 sterline? 1 sterlina? 10 scellini? 10. Grazie. Signore e signori, mi offrono 10 scellini per un carillon che in un qualunque negozio non costa meno di 5 sterline. È un po' un furto, 10 scellini. Come rubare il latte a un bambino. E sta bene, 10 scellini, 10 scellini è l'offerta, 10 scellini è l'offerta. C'è nessuno che offre 1 sterlina, qualcuno dice 1 sterlina? Oh, nessuno mi dà 1 sterlina? Ah, 1 sterlina, viene offerta 1 sterlina, signori, siamo a 1 sterlina. È contro di lei, signore. Vuole arrivare a 2 sterline? 2 sterline, vengono offerte 2 sterline. Per la prima, per la seconda, per la terza ed ultima volta? Venduta al signore per 2 sterline. Mi dispiace, cara. Ed ora, signore e signori, abbiamo l'occasione di acquistare una copia esatta del grazioso carillon venduto adesso a quel signore per il prezzo assolutamente basso di 2 sterline. È proprio identico, esattamente uguale, fatto dalle stesse mani. Lo sentite? Non è una delizia questo ding-dang, ding-dang, eh? Mi sembrano delle campane celesti con dei piccoli angeli che tirano le corde. Chi offre 2 sterline? Chi comincia con 2 sterline? C'è qualcuno che offre 2 sterline? Coraggio, signore e signori. Dalla vostra prodigalità sembra quasi di essere in Scozia. Per piacere, me lo compri, papà. 2 sterline? Assolutamente no. Sembra quasi di essere in Scozia e non mi piacciono i suoi modi. Qualcuno offre 1 sterlina? 1 sterlina, 1 sterlina, è stata offerta 1 sterlina. 1 sterlina, nessuno aumenta, e per la prima, e per la seconda, e per la terza e ultima volta? Venduto alla signora per 1 sterlina. Molto abile, mia cara. Grazie. E arriviamo al terzo ed ultimo di questi bellissimi carillon. Sempre come il primo. Ding-dang. Non è grazioso? Signore e signori, io non vi faccio venire qui per imbrogliarvi. Questa è una copia esatta di quei 2 che ho venduto prima. Siamo chiusi. Ma è una cosa estremamente importante.
Si accomodi, signore, si accomodi. Mi dispiace disturbarla, ma purtroppo non ho fatto in tempo ad arrivare per partecipare all'asta e comprare certi oggetti a cui tenevo in modo particolare. Oh, forse non sono stati venduti, signore. Ci sono rimasti parecchi oggetti. Quali sarebbero quelli che lei desiderava? Tre carillon identici, grandi pressappoco così. Oh, mi spiace, signore, li abbiamo venduti. Peccato che non sia arrivato in tempo. Sono stati pagati meno del loro valore. Io ci tenevo proprio ad averli. Ma forse dai suoi registri si può vedere chi li ha acquistati. Veramente certe informazioni non possiamo darle. Naturalmente, vogliamo dire, per motivi sentimentali io tengo molto a mettermi in contatto con quegli acquirenti. E sarei disposto, vogliamo fare 5 sterline? Se si tratta di motivi sentimentali saremo lieti di favorirla. Alfred, le vendite di oggi, qui 3 carillon. I carillon, sì. Ah, eccoli qui. Il primo acquistato per 2 sterline dal signor Julia Emery, 52 Portman Square. Scrivigli l'indirizzo, Alfred. Il secondo non ha lasciato il nome. Ah, che peccato. Credo che sia una negoziante, sa, non ci dicono dove portano gli oggetti. Per via di quanto ci guadagnano sopra. Ha detto che si trattava di una donna e non potrebbe descrivermi com'era? Oh, era piuttosto giovane, alta e snella, pelle chiara e capelli scuri, e indossava... Un vestito grigio, non ricordo. Ah, già, è vero. Probabilmente a un negozio di regali, ha pagato 1 sterlina. E lei dice che capita qui piuttosto spesso? No, veramente non l'ho detto. Però è così, signore. È probabile che torni qui giovedì. Noi teniamo delle aste tutti lunedì e giovedì. Ah, e il terzo carillon? Il terzo, signor William Kilgore, 143 Hampton Road. Per 10 scellini. Un bel salto da 2 sterline. Il signor Kilgore è scozzese. Ah, già, capisco. Bene, grazie, è stato molto gentile. Oh, grazie a lei, signore. Quando capita da queste parti, abbiamo sempre bellissimi oggetti in vendita. Il nostro biglietto, grazie, signore. Grazie. Allora, torno giovedì. Il messaggio mi è arrivato troppo tardi. I carillon sono stati venduti. Beh, muoviamoci di qui. Stia fermo, colonnello Kavanov. Un giorno o l'altro passerà la misura. Sempre a sognare le stelle, brutto imbecille. L'imbecille potrebbe arrivare a toccare una stella, colonnello, se proprio ci si mettesse. Non l'avrai mai come vorresti. I carillon sono stati venduti. Che peccato per lei, colonnello. È colpa mia se il messaggio ci è arrivato soltanto un'ora fa. È colpa mia se sono stati venduti. Hilda non può considerarmi responsabile. Lo spero per il suo bene. Sera, 7:45, riceverà la visita di un signore che desidera consultarla sopra una questione di estrema importanza. Ricorda questa lettera, Holmes? È stata scritta più di 2 anni fa. Un caso interessante, diabolicamente interessante. Irene Adler, una donna di aspetto notevole, anche se l'ho vista una volta sola. Mi sembra ieri. Che fascino. Eleganza e che intelligenza. Abbastanza acuto e abbastanza brillante da superare il grande Sherlock Holmes. Immagino che sia uscito il nuovo numero dello Strand Magazine con un altro dei suoi volgari racconti. Infatti. E questo come lo ha intitolato? L'ho intitolato Scandalo in Boemia. Mica male, vero? Se deve proprio narrare le mie imprese, vorrei che mettesse meno enfasi sui lati melodrammatici e un po' di più sugli aspetti intellettuali. Oh, un po' di più sull'intelligenza, come sarebbe a dire? Ma è comunque, spero che abbia dato alla donna un'anima. Ne aveva una, sa? Dicendo la donna, intende dire Irene Adler? Sì. Io la ricorderò sempre come la donna. Avanti!
ormai stinchi. Watson, vecchio mio, come stai? E tu come stai? Sono anni che non ti vedo. Ti voglio far conoscere il mio amico Sherlock Holmes. Holmes, questo è Stinky, ovvero sia Julian Emery. Molto Emery. Watson mi ha parlato spesso di lei. Ah, sul serio? Sì, siamo stati studenti. Quanti anni fa che è meglio non dirlo, ma non sarei venuto qui solo per ricordarmelo. No, passavo da queste parti, ho visto la luce accesa e allora mi sono permesso di farti una visitina. Scrivi ancora i tuoi romanzi gialli? Sì, ne ho uscito un altro questa settimana. Ma bravo, non ne perdo mai uno. Oh, bene, grazie. Quel cerotto ti rende molto interessante. Hai sempre il vizio di piccare il naso negli affari degli altri? Chi ti ha picchiato? Non ne ho idea. Qualcuno mi ha colpito nel mio salotto e poi ha commesso il furto più idiota che si sia mai sentito. Quel tizio doveva essere proprio matto. Matto perché? Vieni a sederti, vecchio mio. Grazie. Gradisci una tazza di tè? Da come? Ah, benissimo. Vado subito a dirlo alla signora Hudson. Ah. Perché dice che quel furto era idiota, signor Emery? Oh, perché con una collezione di carillon del valore di 5.000 sterline nel mio salotto, quel ladro se n'è andato via con un carillon che non vale 5 sterline. Ah, lei è un collezionista di carillon. Proprio così. Alcuni sono molto belli, ma non quello rubato. Evidentemente il ladro ha preso il primo che gli è capitato quando mi ha sentito arrivare nella stanza. Però è piuttosto strano che dopo averla colpita non abbia preso qualcosa di più prezioso. Quel carillon aveva qualcosa di particolare? No, niente affatto. Lo avevo comprato nel sud della Francia parecchi anni fa. Lei ha detto che ne ha alcuni abbastanza preziosi, eppure il ladro ne ha preso uno che non vale 5 sterline. Mi sembra un piccolo problema piuttosto interessante. Oh, per me era un comune ladruncolo che non conosceva il valore degli oggetti. È una spiegazione possibile, ma secondo me il ladruncolo ha una conoscenza degli oggetti d'arte pari, se non superiore, al comune collezionista. Beh, comunque la teoria di Scotland Yard è uguale alla mia. Sì, è abbastanza logico. Potrei vedere la sua collezione, signor Emery? Oh, per un collezionista è sempre un piacere poter mostrare i suoi trofei. Quando vorrebbe venire? Se le va bene, anche subito. Bene, la mia casa è qui vicino, in Portman Square. Vogliamo andare? Sì, certo. Ehi, dove state andando? Stinky non ha ancora bevuto il tè. Oh, mi dispiace. Andiamo un momento a casa mia, vi aprirò qualcosa di meglio del tè. Invece questo è stato fatto per Luigi XV ed è uno dei pochissimi ancora esistenti di quel periodo. Un esemplare particolarmente bello. Gaccioso, vero? Molto. Oh, hanno tutti lo stesso rumore, come un branco di gatti sopra una tettoia di lamiera. Lei non ha orecchio per la musica dei carillon. Datemi una banda militare che suona una marcia guerriera e io vi lascio tutti questi stupidi strimpelli. E questo cos'è? Oh, sembra un coniglio. Che stupidaggine, un coniglio che canta. Signor Emery, quanto può valere un carillon come questo? Beh, è difficile dirlo, ma penso che oggi potrebbe valere 5 o 600 sterline. È la gemma della mia collezione. È un ladro che ruba oggetti insoliti come i carillon e trascura uno che vale 500 sterline per prenderne un altro che non vale niente. Strano. Molto strano. Com'era fatto il carillon rubato, signor Emery? Era una cassettina di legno grande così. Anzi, ne ho un altro che è quasi uguale a quello. L'ho preso ieri a un'asta pubblica in Knightsbridge. L'ho pagato 2 sterline. Naturalmente non l'aggiungerei alla mia collezione, ma la musica mi ha colpito. Non l'avevo mai sentita prima. Lei ha un ottimo orecchio per la musica, Holmes. È una melodia piuttosto strana. Si segga. Grazie. Lei dice di aver comprato questo carillon ieri a una... Sì, alla galleria Gaylor in Knightsbridge, diretta da quel tizio, come si chiama? Crabtree. Ah, proprio lui. E a che ora è stato commesso il furto? Verso le 3 di stamattina. Sa, signor Emery, che il carillon e il furto potrebbero essere la causa e l'effetto, anche perché le dice che il carillon rubato somigliava esternamente a questo qui. E a Scotland Yard non sembravano molto interessati, vero?
Ma non li biasimo per questo, anche perché non ero in grado di descrivere il ladro, tranne per il fatto che era di sicuro un uomo. Ricorda solo di essere entrato qui e che l'hanno colpito. Sì, e poi sono stato fatto rinvenire dal mio cameriere. È meglio che nasconda quel carillon, lo metta sotto chiave. No, non credo che sia necessario, tutti i pezzi sono assicurati. Tuttavia, se ci dovesse essere un altro tentativo di furto, le consiglio di chiamare la polizia invece di affrontare il pericolo da solo. No, non le sembra di essere un pochino allarmista? Sì, certo. Sono d'accordo col vecchio Stinky. Mi pare che stia facendo un armadio da un nottolino. Da una scatolina di legno, vorrà dire, ma forse è ora che lei vada a letto. Grazie per averci mostrato la sua collezione. Non c'è di che, conoscerla è stato un piacere. Holmes, non capisco perché faceva il misterioso. A me sembra che la spiegazione del ladro sia l'unica ragionevole. Lei dice? Sì, non può credere a un'altra ipotesi. Non ho detto che creda a un'altra ipotesi. La teoria del ladro è la più ovvia, però le posso garantire che spesso è un errore accettare qualcosa soltanto perché sembra ovvia. Alla verità si arriva soltanto mediante il faticoso processo di eliminare il falso. Ma in questo caso non possiamo farlo senza ulteriori elementi. Ma la sciocchezza mi prende in giro. Sta cercando di trasformare un furto da due soldi in una congiura internazionale. No, affatto. Io spero soltanto che il suo amico Stinky sia un po' più cauto in avvenire, per ogni evenienza. Pronto? Sì? Qui parla Julian Emery. Chi? Ma certo che la ricordo, signora. Sì, lei era l'unica nota brillante a quel ricevimento noioso di Lady Sanford. Ma no, non è tardi. Sarà un piacere per me riceverla. Facciamo così. Venga subito, le lascio la porta aperta. Bene, tra 15 minuti. Sì, conterò gli istanti. No, 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 dico sul serio. A fra poco. Mi ha fatto paura. Davvero? Deve essere un dono di natura. Lo so che non dovevo telefonare così tardi, ma era una festa qui vicino e ho ricordato il suo invito permanente a mostrarmi la sua collezione di carillon. Mio caro signora Courtney, il piacere è ancora più grande perché è così inaspettato. I miei amici mi chiamano Hilda. Grazie. I miei mi chiamano Stinky. Stinky? Che strano. Ma che bella collezione di carillon. Sa, quando mi ha detto che aveva una collezione non avevo idea che fosse così interessante. Da. Fanno piacere all'orecchio come all'occhio. Oh, com'è semplice e diverso questo. Sembra quasi un cugino di campagna in mezzo ai parenti ricchi. Mia, non bisogna sottovalutare i cugini di campagna. Ieri un ladro è entrato qui dentro e fra i carillon di valore ne ha rubato uno simile a questo. Davvero? Non mi dispiace tanto per la perdita del carillon quanto per la botta in testa. Però le dà un aspetto interessante. Oh, lei crede? Mm-hmm. È strano, lo ha detto anche Fazzo. Fazzo? Ah, voglio dire Watson. Era qui stasera con un amico, il signor Holmes. Anche lui si interessa alla mia collezione. Sherlock Holmes? Sì, lo conosci? Ne ho sentito parlare. Già, lui sembra credere che io sia in una situazione pericolosa. Che strana canzone, mi fa ricordare la mia fanciullina. Davvero? Lo sa che è strano che lei si interessi proprio a quel carillon? Strano? Perché? Perché se ne interessa anche il signor Holmes. Forse si interessa più alla canzone che al carillon. Sì, è vero, per Diana, ora ricordo la picchiata nota per nota avendola sentita una volta. Davvero? Deve essere un uomo notevole. Un pochino allarmista, io direi. Lei non crede agli avvertimenti? No, certo che no. Chi può volere un carillon così? Io lo vorrei. Ah, non dirà sul serio. Ah, sì, invece. Mi mette in una posizione difficile. Un collezionista compra, non vende. Ma se l'offerta fosse abbastanza alta? Il prezzo non c'entra. Si tratta del principio. Già. Non abbiamo ancora bevuto nulla. No, grazie. Ora devo andare. Così presto? Purtroppo sì. Oh, non mi pianterà così su due piedi. La mia reputazione, Stinky.
Lo sai, vero, che sei una donna attraente? Seduttore. Brutto imbecille! Ti avevo detto di aspettare fuori. Perché l'hai voluto ammazzare? Il carion ormai l'avevo preso. Ma ti teneva tra le braccia. Non lo toccare. Non toccare niente. Ora fuori. Mi dispiace. Ti dispiace? E allora a me questo è omicidio. E Scotland Yard. E Sherlock Holmes. Ora va via. Soltanto un piccolo omicidio. Ah, signor Holmes. Ispettore? Grazie per essere venuto subito. È stato l'ispettore Lestrade a dirmi di telefonarle. Il signor Emery era un cliente del signor Holmes. Ma senti, non me l'ha detto quando le ho telefonato. Non era esattamente un cliente, ispettore. Sergente Thompson. È stato ucciso fra le 11 di ieri sera e le 2 di stamane, signor Holmes. Deve essere stato qualcuno che conosceva, qualcuno di cui non sospettava. Povero vecchio Stink. È tutta colpa mia. Avrei dovuto proteggerlo. Ormai è inutile mettersi a parlare di questo, dottore. È la seconda volta che tentano di impadronirsi del carillon che Emery comprò a quell'asta. E stavolta sembra che ci siano riusciti. Ma quel carillon valeva solo 2 sterline. Valeva la vita di un uomo. Credo sia meglio fare una visita alla galleria Gaylord e a quel Crabtree. Ispettore, posso consigliarle di perquisire l'appartamento per cercare un piccolo carillon di queste dimensioni? Grazie. Andiamo, Watson. Il primo carillon l'ha preso il signor Julian Emery. Il secondo il signor Kilgore, 143B, Hampton Road. Il terzo la giovane donna che probabilmente ha un negozio dalle parti di Golders Green. Esatto, signor Holmes. Non è strano, signor Crabtree, che lei avesse 3 carillon identici e con la stessa canzone. Da dove venivano? Dalla prigione Dartmoor. Dalla prigione? Sì, ce li mandano tutti i mesi. Li fanno i reclusi. Fanno tanti oggetti, poggiapipe, cestini per la carta straccia, carillon. Per caso, lei non ha notato se qualcuno avesse dimostrato un particolare interesse per quei carillon durante l'asta? Attento, signor Crabtree. Si tratta di un importante caso criminale. E allora, se le cose stanno così, le dirò che un signore è venuto qui circa un'ora dopo la chiusura ed era piuttosto agitato. Mi ha dato 5 sterline perché gli dicessi chi aveva comprato i carillon, che per lui avevano un valore sentimentale. Oh, sentimenti costosi. Me lo può descrivere? Era alto, di aspetto distinto, capelli e baffi grigi, un vero gentiluomo. E come reagì quando lei non seppe dargli l'indirizzo della giovane donna del negozio? Gli ho detto che quella donna viene anche il giovedì e lui ha detto che sarebbe tornato giovedì, cioè domani. Grazie tante, lei mi è stato molto utile, grazie. Andiamo, Watson. Adesso dove andiamo, Holmes? A casa del signor Kilgore, l'uomo che ha comprato uno dei carillon. Ma Holmes come fa a sapere che anche gli altri 2 carillon sono tanto importanti? Non lo so, ma certo non voglio aspettare che i proprietari siano uccisi per esserne sicuro. Nessuno in casa. Speriamo che sia così, Watson. Do un'occhiata attraverso questa finestra. Sembra che non ci sia nessuno. Da quanto vedo pare che la casa sia deserta. Sì? I signori Kilgore sono in casa? No. Quando tornano? Oh, fra un'oretta circa. Ma è inutile che aspettiate. Non comprano nulla dai commessi viaggiatori. Commessi? Mia buona nonna, questo è il signor Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Ma senti. Le dispiace se entriamo? È una faccenda piuttosto urgente. Ma io devo uscire a fare la spesa. E non so se alla signora Kilgore farebbe piacere della gente che fica il naso in casa sua. Sia tranquilla, non si preoccupi. Beh, io devo andare. Voi aspettate in salotto e state attenti a non fumare. La signora Kilgore dice che poi puzza tutta la casa. Strana donna, Holmes. Park Lane. Park Lane? E cosa si va a fare una come te in Park Lane?
Non ti preoccupare per i soldi della corsa. Se conosci la strada per Park Lane, sbrigati! Doveva esserci nascosto qualcosa nel carion di Stinchi. Probabilmente gioielli rubati. Che succede, Holmes? Ascolti. È l'acqua nei tubi del termosifone. Watson! Eh? Oh, per Diana! Avanti, Holmes, portiamola sulla poltrona. Non aver paura, mia cara. Sta tranquilla. È tutto finito. Non piangere più, tieni, soffiati il naso. Mi ha legato e mi ha chiuso nel ripostiglio. Lo so, ma non tornerà più. Le hai fatto vedere il tuo carillon nuovo? Sì, ha detto che voleva sentire la canzone e appena l'ha visto me l'ha preso. No, lo so, ma ora non ci pensare più, ti compreremo un altro carillon. Sì, cara, il più bello di Londra. Watson. Eh? Che sciocco, sono stato. Che intende dire? Ha portato via il carillon proprio sotto il nostro naso. Dentro quel cesto per la spesa. E che cosa se ne faceva del carillon la donna di servizio dei Kilgore? Non era la donna di servizio, è una consumata attrice. Una donna abile, senza scrupoli, che non si ferma davanti a niente. Abbia cura della bambina finché non tornano i genitori. Gli spieghi tutto. Ah, certo, lo farò. Ah, Holmes, lei dove va? Devo trovare assolutamente la giovane donna che ha comprato il terzo carillon prima che la trovino i nostri concorrenti. Spero solo che non sia tardi. Allora... Dunque, non devi piangere più, fai un bel sorriso. Ti piacerebbe sentire il vecchio zio che fa il verso dell'anatra? Ah, non ti è piaciuto? Ed ora, signore e signori, quanto mi offrite per questa bellissima figurina di porcellana di Dresda? Una dama della corte francese. Si tratta di un pezzo genuino. Quale magnifico ornamento per il caminetto, vero come centrotavola in sala da pranzo. Allora, qualcuno vuol cominciare con 10 sterline? Qualcuno vuole offrire 10 sterline, 8 sterline, 7 sterline? E sta bene, 5 sterline, offerta di 5 sterline, l'offerta di 5 sterline, 5 sterline e 10 scellini, 5... Vengono offerte 6 sterline e per la prima, per la seconda, per la terza e ultima volta venduta per 6 sterline alla signora. Signore e signori, il prossimo articolo è un vero pezzo da museo. Una bella bambola del XIX secolo con un costume che è la copia esatta degli abiti festivi indossati dalle contadine ungheresi. Signore e signori, un articolo simile costerebbe dalle 15 alle 20 sterline in qualsiasi negozio, ma io non chiedo tanto. Chi offre 2 sterline? 2 sterline, qualcuno offre 2 sterline, 2 sterline. Allora una sterlina. Non c'è nessuno che offre una sterlina? Viene offerta una sterlina, siamo a una sterlina. Non voglio farvi perdere il vostro prezioso tempo nel mio cercando di ottenere almeno la metà di quanto vale questa bambola. Se la signorina può averla per una sterlina, buon pro le faccia. Quindi è per la prima e per la seconda e per la terza e ultima volta, niente altro, venduta la signorina per una sterlina. Ed ora richiamo la vostra attenzione su qualcosa che sarà una grossa sorpresa per tutti voi, degna di qualsiasi collezione. L'unico altro esemplare si trova al Museo Britannico. Questo è un vaso Ming della settima dinastia. Era da oltre 2 secoli in una grande collezione in un posto vicino a Roma, quanto mi risulta, ma venne scoperto da un famoso antiquario, Sir Andrew Cockstrew. Avrete sentito parlare di Sir Andrew Cockstrew. Oltre ad essere un famoso antiquario, è anche un bravo scrittore. La ragazza con il pacchetto in mano, è lei. Sei sicuro che sia quella? Beh, corrisponde esattamente alla descrizione di Crabtree. Seguila, Hamid. Thank you.
È un amore, mia cara. L'ho avuta per una sterlina. La possiamo rivendere almeno a 3. Sicuro. Vado a preparare il tè. Me ne andrebbe una tazza. Subito. Buonasera. Buonasera. Vorrei un regalo di compleanno per una bambina di 7 anni. Che mi consiglia? Abbiamo delle bellissime bambole. Questa contadina non credo che di bambole ne abbia già abbastanza. I libri sono sempre utili. Ecco, io sto cercando qualcosa di diverso. Quello è abbastanza carino. Che cos'è? È un carillon, signore. Ai bambini piacciono molto. E questo è particolarmente bello. Suona molte canzoni. Non ne ha degli altri? Sì, se si vuole accomodare da questa parte. Me ne restano soltanto 2. Ah, carino. È sicura di non averne altro? Mi dispiace, non è facile trovarli, sai. Questo è tutto il nostro stock. Ne avevo un altro, ma l'ho venduto questo pomeriggio presto. Si trattava di un oggetto molto semplice che non sarebbe stato un bel regalo. Davvero? Scusi, lei non sa per caso chi l'ha comprato? Ma certo. Anzi, ha lasciato il suo biglietto se qualcuno avesse domandato di lui. Molto interessante. Mi dispiace, ma purtroppo dovrò cercare ancora. Grazie comunque. Ah, buon pomeriggio, grazie. Taxi! Segui quella macchina. Scusi, ma lei chi è? Scotto Maiale. Salti su. Sherlock Holmes, dovevo immaginarlo. Credevamo di essere i cacciatori e invece siamo la selvaggina. Siamo stati sciocchi, abbiamo fatto il suo gioco. Naturalmente ci ha fatto seguire. Non guardate. È l'uomo che era davanti al negozio. Hamid, gira subito a destra la prossima curva e poi di nuovo la prossima. Nessuna fotografia di quella donna, commissario. Come mi aspettavo, non è una pregiudicata. Ma come pretende di riconoscerla se la trova? Dopotutto era travestita da donna di servizio. Ah, non si preoccupi. Se la rivedo saprò riconoscerla. Beh, fra non molto sapremo chi sono e dove vivono. Chi li sta pedinando? Il sergente Thompson, un ottimo elemento. Non riusciranno a sfuggirgli. Potevamo arrestarli nel negozio se avessimo avuto delle prove. Beh, ma sappiamo che hanno ucciso Emery. Prove, mio caro amico. Ci servono delle prove. L'abbiamo radiografata. Nella scatola non c'è nascosto nulla, signore. Diamo un'occhiata alle lastre. Qualche indizio ci deve essere. È forse così ovvio che non ce ne accorgiamo. Per me abbiamo a che fare con un branco di lunatici. Ma che lunatici, mio caro Watson. Assassini a sangue freddo, estremamente furbi. Ma che possono avere di tanto importante queste scatolette di legno? Sono state fatte in una prigione, dove forse si può far entrare di nascosto qualcosa, ma non portarla fuori. Apriamo la scatola, signore, per vedere se dentro c'è qualcosa sfuggito ai raggi X. No, non ancora. Le dispiace se la riprendo? Faccia pure, grazie. Il direttore della prigione ci informa, in risposta alle richieste del signor Holmes, che tutti e 3 i carillon sono stati fatti dallo stesso detenuto, John Davidson, che sta scontando una condanna a 7 anni. Davidson, le matrici della banda di Inghilterra. Puoi andare. Sì, lo so. Ora cominciamo a capire qualcosa. Un momento. Come faceva a sapere delle matrici, signor Holmes? Beh, io sono uno studioso di criminologia, è mio compito tenermi informato di certe cose. E quando è stato fatto il nome di Davidson... Ma chi sarebbe questo Davidson? Dato che il signor Holmes sembra già sapere tutto, non c'è nulla di male dirlo anche a lei. 2 anni fa, a Londra, avvenne un furto di una tale gravità, sebbene gli oggetti rubati non avessero alcun valore intrinseco, che il ministro degli interni fece in modo che la stampa non pubblicasse nemmeno una parola. Non mi aveva mai detto nulla di questa faccenda.
A quell'epoca lei era in vacanza. Oggetti di nessun valore intrinseco eppure talmente importanti. Non capisco. Davidson venne arrestato 15 minuti dopo aver commesso il furto. E in quel breve periodo di tempo nascose gli oggetti in questione, che non vennero mai ritrovati. Prima di andare oltre, signor Watson, la devo informare che di questa faccenda non deve trapelare una sola parola. Oh, certo, sembra un uomo incline ai pettegolezzi. Lasciamo perdere, vecchio mio, eh? Davidson era impiegato da anni, in una posizione di estrema fiducia, al reparto incisioni della Banca d'Inghilterra e gli oggetti che rubò non erano altro che un duplicato delle matrici per stampare le banconote da 5 sterline. Come le matrici della Banca d'Inghilterra? Precisamente. E con quelle matrici una banda di delinquenti potrebbe inondare l'Inghilterra di banconote non false, nel senso comune del termine, perché indistinguibili da quelle originali, come se fossero vere. Perbacco! Se la notizia fosse trapelata, sarebbe stata notevolmente scossa la fiducia del pubblico verso il tesoro. Abbiamo tentato di tutto. Dopo averlo arrestato, gli abbiamo offerto il condono di parte della pena se ci diceva dove aveva nascosto le matrici. E abbiamo anche messo uno dei nostri nella sua cella. Ma senza risultati. Evidentemente Davidson è un uomo di forte carattere e di infinita pazienza. Però improvvisamente sente il bisogno di trasmettere ai suoi complici il segreto del nascondiglio delle matrici. Perché? Io non capisco, signor Holmes. Beh, per esempio, la Banca d'Inghilterra non ha progettato di cambiare il disegno delle banconote da 5 sterline in modo che così le banconote fatte con le matrici rubate non servirebbero più a nulla. In confidenza, un progetto del genere è stato studiato, ma sostituire tutte le banconote da 5 in circolazione sarebbe stato un tale sforzo che si è preferito soprassedere. Capisco. E naturalmente c'è un'altra spiegazione possibile. Davidson non ha avuto il tempo di trovare un nascondiglio sicuro prima della cattura. Forse ha paura che le matrici vengano scoperte per caso prima che lui esca. D'onde la decisione di informare i suoi complici al più presto possibile. Io credo che la spiegazione sia questa. Sono sicuro che il messaggio è contenuto in questo carillon. O meglio, in tutte e tre i carillon, dato che loro li cercano tutti e tre. I nostri concorrenti hanno i 2/3 del messaggio, noi soltanto 1/3. E cosa hai intenzione di fare, Holmes? Cercare di dedurre il messaggio da quell'unico terzo che abbiamo a noi. C'è dubbio che è la stessa canzone del carillon di Emery. Eppure è un po' diversa. A me sembra la stessa. La canzone. Sento che la chiave del mistero è la canzone. Deve essere la canzone. Senz'altro è così. Altrimenti perché usare 3 carillon per trasmettere il messaggio? Perché non uno solo o una scatola qualunque? Sì? Ah... è per lei, ispettore. Oh, grazie, signore. Parla l'ispettore Hopkins. Come? Dove? Goldust Green informa che hanno trovato il cadavere del sergente Thompson. Dagli accertamenti sembra che sia stato travolto da un taxi. Che disgraziato incidente. Non è un incidente, mio caro amico. È un assassinio. Especially if he's taking him a walk. Ma che diamine è questo?
Un ritrovo di attori. Attori? Girovaghi, vecchio mio. Li avrà visti migliaia di volte. Attori che cantano per le strade, vicino ai luoghi affollati. I see me delighted on the strand. Girls will think you're kind of sweet, and your day will be complete. Oh, you never know just who you're going to meet. Now a gentleman is judged by his appearance. Yes, a gentleman is judged by how he talks. Now he's much better off when he's acting like a top. Especially if he's taking him a walk. Accidenti. Il signor Holmes. Come stai, Joe? Mai stato meglio. E lei? Bene, grazie. Ti presento un mio amico, il dottor Watson, Joe Sisler. Ah, bene, un amico del signor Holmes è un amico mio. Come va, Joe? Mi ha reso un favore che non dimenticherò mai. Sì, salvai Joe da una spiacevole accusa. Già, assassino. Davvero? Dimostrando alla giuria che in quel momento lui era occupatissimo a scassinare una cassaforte. Esatto, comandante. Oh, povero me. Adesso, Joe, puoi farmi un piacere tu. Forza, sparire, sparire. Andi via! Ah, un gentiluomo non può avere un po' di pace e tranquillità. Neanche tu. Ecco fatto, signor Holmes. Adesso avremo pace e tranquillità. Grazie, John. Ci sarebbero da guadagnare 5 sterline. Io personalmente non lo potrei fare, signore, ma posso trovare qualcuno che lo farebbe anche per la metà. Ma se non sai ancora di che si tratta. Per 5 sterline. Ammazzare qualcuno, no? Come? No, niente del genere, solo musica. Vorrei che tu riconoscessi una canzone. Non esiste una canzone al mondo che io non conosca. Per questo sono qui da te. Beh, naturalmente il mio strumento è il violino, in mancanza di meglio. Ascolta, ascolta bene, John. Un momento, la sta suonando alla rovescia. Dovrebbe essere un mi naturale, non bemolle. Conosci la canzone? Sì, è una vecchia melodia australiana intitolata The Sway Man, ma così è suonata sbagliata. Speravo che dicessi questo. Ascolta di nuovo. È sempre la stessa canzone, ma ora sta facendo degli errori diversi da prima. No, non sono errori. Chiamale variazioni. Ora suonala tu come è stata scritta. Ancora sicuro. Probabilmente si tratta di una specie di codice. Joe, potresti scrivermi questa canzone come fu scritta originariamente? Certo, signor Holmes, ma mi ci vuole qualche minuto. Maven, vieni qui. Una birra chiara. Forza, corri, muoviti! Evidentemente non sono le parole. Nessuna combinazione di quelle parole sembra avere alcun senso. Le variazioni che faceva il Carillon di Emery sono diverse dalle variazioni di quello che abbiamo noi. Ne è sicuro? Assolutamente. Ricordo a memoria la canzone come era suonata dal Carillon di Emery quella sera che andammo a casa sua. Holmes, lei mi sorprende. Elementare, mio caro amico. Uno dei principi di un investigatore è quello di non trascurare mai nulla per quanto trascurabile sembri. Ma perché 3 Carillon? Perché non uno? Perché il messaggio era evidentemente troppo lungo per essere trasmesso mediante una sola variazione. Chissà come sono le variazioni del 3° Carillon, quello rubato da quella donna nella casa dei Kilgore. È di certo la 3ª parte del messaggio. Già. Beh, ma per me è troppo. Quello che dobbiamo fare adesso è trovare il segreto di queste variazioni. E non è un problema semplice, caro amico. Ehi là. Che c'è? Abbiamo avuto visite. Ma è incredibile, assurdo. Chieda alla signora Hudson di venire su. Subito. Signora Hudson? Sì? Mi dispiace salire un momento, per piacere.
Povera me, signor Holmes. Che cosa è successo? Chi è venuto mentre noi eravamo fuori? Soltanto una giovane signora. Mi ha detto che lei l'aveva pregata di aspettare. Era con un distinto signore. Di nuovo i nostri amici. Amici? Che aspetto aveva la signora? Oh, io non l'ho vista in viso. Aveva una pesante veletta nera. Però sembrava molto simpatica. Oh, io... Mi dispiace, signor Holmes, se ho sbagliato in qualche cosa. Ma lei mi dice sempre che devo lasciare entrare i clienti che vogliono aspettare. Non si preoccupi, signora Hudson. Non poteva sapere. Va tutto bene, non si preoccupi. Beh, non si preoccupi. Non si preoccupi. E allora dov'è il nostro carion? Non l'hanno preso. Non l'hanno preso? E dov'è? Lo sta tenendo in mano. Eh? Nel vaso dei biscotti. Tolga i biscotti dal vaso. Ora metta la mano dentro e troverà il carillon. Oh, oh! Bel colpo, Holmes! Davvero straordinario! Odorino qui dentro come in un bar dopo la chiusura. Ma dico, Hall. Che c'è? È mattina. Mi congratulo con lei per questa brillante deduzione. Non è una trasposizione poligrafica e nemmeno trigrafica. Né altre forme conosciute di codice. Ha provato con il codice Morse, l'ha provato? Sì, verso le 3 di stamattina. Mi spiace, cercavo di aiutarla. No, per favore, ora basta. Ho sentito quella canzone un migliaio di volte, mi ha tenuto sveglio stanotte. Non è una composizione molto originale. Sa perfettamente che non distingo una canzone dall'altra. Da piccolo i miei cercarono di farmi imparare il pianoforte e ho sempre avuto rimorso per quella povera maestrina. Alla fine arrivò al punto di numerarmi i tasti per farmi imparare. 1, 2, 3, 4, ma neanche in quel modo mi riuscì ad andare oltre. Numerare le note, Watson. La 19ª nota alterata corrisponde alla 19ª lettera dell'alfabeto. Esse, scriva. È sbagliata rispetto alla stesura originale. Dunque, la prima lettera in codice S. 3 note ancora, poi la seconda lettera, la C. C. Poi la lettera A. A. Sca. Poi la lettera F. F. E poi ancora F. F. E poi A. Scaffa, scaffa. Scaffale! Le sue lezioni di piano sono servite a qualcosa. Ha risolto il problema, grazie. Ma va, prego, vecchio mio. Io ero... Ora abbiamo 2/3 del messaggio. Dietro i libri, terzo scaffale, secretaire, dottor S. Probabilmente si tratta della prima e della seconda parte del messaggio. La banda con i due carillon avrebbe la seconda e terza parte. Esattamente. Siamo ad un punto morto. Sì, commissario, ma non possiamo restarci. Non ho dubbi che cercheranno di appropriarsi della parte del messaggio che abbiamo noi. Si sarà preoccupato di proteggere il suo carillon. Oh, sì, è nascosto in Baker Street con Watson di guardia. Tuttavia ho la certezza che, per quanto difficile, troveremo il nascondiglio anche senza la parte del messaggio che ci manca. Dietro i libri. Terzo scaffale, secretario, dottoressa. A parte l'ipotesi che Davidson abbia nascosto le matrici qui a Londra, non abbiamo fatto altri progressi. Mi permetta di farle notare, signore, l'indizio chiave. Dottor S. Sembra che le matrici siano nella casa di un dottore. Che la S sia l'iniziale del nome o del cognome resta da precisare mediante un processo di eliminazione. Beh, ci saranno almeno 10.000 dottori a Londra con il nome o il cognome che comincia per S. Precisamente. E ognuno di loro dovrà essere interrogato personalmente. E questo è un compito adatto a Scotland Yard. Certo, Scotland Yard ha frugato in pagliai peggiori e ha sempre trovato lo spillo. Per il momento, signori, lascio la questione nelle vostre mani. La chiameremo se e quando avremo un indizio su questo misterioso dottoressa. Grazie.
Nel frattempo intendo seguire un piccolo indizio, una sigaretta. È sicura di aver identificato il tabacco? Assolutamente. Si tratta di una mistura speciale che preparo per tre soli clienti. È quasi tutto egiziano puro, con un'aggiunta di latakia per rafforzare il corpo. E un pizzico di perik, appena un alito si potrebbe dire, per il tenue profumo. Sì, sì, ho capito. E i tre clienti? Il maggiore Wilson di Bombay, in India. La signora Catherine Limington Smith, in Irlanda. E il terzo? La signora Hilda Courtney di Park Mansion in Bryanston Square. Grazie, grazie infinite, mi è stata molto utile. È un piacere fare qualcosa per lei, signor Holmes. Sì? La signora Courtney? Sì. Mi chiamo Sherlock Holmes. Ah, si accomodi. Grazie. Ho sentito parlare di lei, signor Holmes. Credo che abbiamo un amico comune, Sir Edward Brookdell. Mi ha parlato di lei piuttosto spesso. Ma senti. E a quale gradito motivo devo questa sua visita? Credo che lei lo sappia, signore. Beh, io ho avuto una citazione per eccesso di velocità la settimana scorsa, ma a parte questo non credo di aver altro a che fare con la polizia. Oh, andiamo, signora Courtney. Lei sembra dimenticare che ci siamo già incontrati. Mi dispiace, ma ricorderei di aver già conosciuto il grande Sherlock Holmes. La prego, si secca. Grazie. Lei dice che ci siamo già visti? Sì. Nella casa dei signori Kilgore, 143B Hampton Road. Kilgore? Non mi sembra di conoscere nessuno con quel nome. Oh, non ho detto che li conosceva. Anzi, a dire il vero, lei gli ha fatto visita mentre non c'era. Non capisco proprio, signor Holmes. Davvero? Era vestita in modo diverso. Ah, sì? Sigaretta? Grazie. Grazie. Sa, signora Courtney, nel travestirsi, la gente di solito dimentica che la forma delle orecchie è un segno infallibile di riconoscimento per un occhio esercitato. Evidentemente lei mi prende per un'altra. Oh, no, affatto. Anche se naturalmente mi aspettavo che lei negasse. Ma quando avete fatto una visita nella mia casa di Baker Street, lei ha sventatamente lasciato un altro segno di riconoscimento. Sono identiche, non le sembra? Sì, devo ammettere che lo sono. Vede, signor Holmes, per far abboccare una persona abile come lei dovevo usare un'esca speciale. E io sapevo che non avrebbe resistito all'esca della mia sigaretta. Lo sapevo perché avevo letto la sua monografia sulle ceneri di 140 varietà diverse di tabacco. Le devo consigliare di non muoversi, signor Holmes. Mi congratulo con lei per la sua ingegnosità, signora Courtney. Una trappola congegnata in modo brillante. Grazie, signor Holmes. La lode di un maestro è la massima soddisfazione. Avrò sempre caro il ricordo delle sue lusinghiere parole. Il ricordo? Precisamente. Temo che questi signori abbiano un compito molto spiacevole da eseguire. A meno che, signor Holmes, lei non voglia consegnarci il terzo cariglion e si impegni a non fare mai nulla contro di noi in avvenire. Purtroppo questo è impossibile. Ero certa che avrebbe risposto così. Hamid! Piano! Con calma. Non c'è bisogno di essere troppo rudi con il nostro distinto ospite. Lei si rende conto, signor Holmes, che la sua scomparsa non avrà luogo qui. Il corpo del reato, capisci? Oh, naturalmente. Vogliamo andare? È terribilmente imbarazzante avere un cadavere in casa. Non è d'accordo, signor Holmes? Un altro cadavere non dovrebbe pesare troppo sulla sua coscienza. Mi offrirebbe una sigaretta? Ma certo, perché no? Attento, Hamid. Sono i freni, slittano. Grazie, colonnello Cavanaugh. È stato veramente gentile. A
Adesso lei si trova come la tomba di Maometto, signor Holmes, sospeso fra cielo e terra. C'è abbastanza benzina nel serbatoio? Beh, sarebbe un peccato che la faccenda non funzionasse a dovere a causa di una banale dimenticanza. Il signor Sherlock Holmes? No, io sono il dottor Watson. Ah, certo, dottor Watson. Che stupida sono. No, niente affatto, lo stupido sono io. Non vuole entrare. Ma veramente ero venuto a cercare il signor Holmes. Allora, purtroppo è fuori e non so quando rientrerà, ma forse posso esserle utile io. Non si vuole sedere? Grazie. Sa, io e Sherlock Holmes abbiamo risolto molti difficili casi, moltissimi. Ah, davvero? Sì, e come? Anzi, a dire il vero, proprio in questo momento siamo impegnati in una delle più straordinarie... Non mi vuole confidare il suo problema, forse potrei aiutarla. È molto gentile da parte sua, dottor Watson, ma, ecco, non vorrei disturbarla troppo. Disturbare? Oh no, lei non disturba affatto, assolutamente. È un piacere, glielo garantisco. Allora, mi dica, signorina... Williams. Ecco, Williams... Io abito nel Surrey, dottor Watson, e sono venuta fino a Londra in preda alla disperazione. La mia unica sorella è scomparsa e la polizia locale sembra incapace di ritrovarla. Beh, io e Holmes abbiamo risolto un caso uguale tempo fa. Molto interessante, se ricordo bene, lo chiamai l'avventura del ciclista solitario. Oh, scusi, ma ora che ci penso meglio non era così. No, anzi, tutto diverso. Non pensavo a quel che dicevo. Dove eravamo rimasti? Lei ha soltanto 17 anni, dottor Watson, e fino alla sua scomparsa giovedì scorso sembrava allegra e contenta. Ma forse, non so, una fuga romantica. No, niente del genere. Non ha lasciato una lettera, non ha nemmeno fatto la valigia, nessuna spiegazione. È uscita dalla villa in pieno giorno per andare al villaggio ed è semplicemente sparita dalla faccia della terra. Via. Mi può dare un bicchiere d'acqua? Ah, certo, glielo porto immediatamente. Lei, mia cara. Grazie, dottor Watson. Su, si faccia coraggio, non deve piangere. Oh, mi sento già meglio sapendo che lei mi aiuterà. Dottor Watson, guardi! Oh, santi numi! Chiami subito i pompieri. Ma non c'è un estintore qui? Un estintore? Ma per Giove lo abbiamo, sì. Bisogno dei pompieri. Spero non si sia spaventata troppo, signorina. Ah,
sparita. Questo è il guaio con le donne, perdono la testa in caso di emergenza. Il carillon! E dov'è il carillon? Signorina! Allora, brava. E Holmes? A quest'ora ha senza dubbio sostituito il suo violino con un'arpa celeste. Dando per scontato che sia andato in paradiso. E ora che abbiamo il carillon mancante... La 19ª nota. 19ª lettera. S. Ah, non si è visto? Holmes, dove diamine è stato? Ho cercato di trovarla al club, a Scotland Yard, per tutta Londra. Mi ha cercato nei posti sbagliati. È successa una cosa tremenda. Sono stato ingannato. Quella donna è venuta qui e mi ha preso in giro come un imbecille. Che intende dire? Ha fatto del fumo con un candelotto fumogeno. Io credevo fosse un incendio e ho pensato subito a salvare il carillon. Non dica altro. Ha preso il carillon? Sì. Non se la prenda troppo, vecchio mio. È un antagonista estremamente abile. Un candelotto fumogeno, eh? Beh, si può consolare pensando che la sua affascinante amica è una sua lettrice. Sarebbe a dire? Se ben ricordo, ha scritto del mio esperimento con i fumogeni e del grido al fuoco nella storia che ha intitolato Uno scandalo in Boemia, pubblicata dallo Strand Magazine. D'accordo, vecchio mio, non infierisca. Forse la consolerà sapere che ha preso in giro anche me. Come? Eh già, con quel mozzicone di sigaretta. Era stato lasciato qui con uno scopo preciso. Ci sono delle bende in questa casa. Bende? Cos'è successo? È ferito? Le spiegazioni dovranno aspettare un po'. Attualmente abbiamo di fronte un problema che temo sia insolubile. Venga che la medico. D'accordo. I nostri antagonisti possiedono le tre parti del messaggio. E noi eccoci qui mentre le matrici passano nelle loro mani. Non si abbatta, vecchio mio. Il dottor Samuel Johnson diceva non esiste alcun problema creato dalla mente dell'uomo che la stessa mente non sia capace di risolvere. Come ha detto? No, ho solo citato Samuel Johnson. Egli scrisse non esiste... Grazie, Watson, grazie. Lasciando la sala d'ingresso anteriore, entriamo nel corridoio principale che il dottor Johnson aveva l'abitudine di attraversare per recarsi a consumare i frugali pasti nella sala da pranzo in compagnia del suo amico e biografo James Boswell. Ora vediamo la scala che conserva il rivestimento in legno originario, proprio com'era quando il dottor Johnson abitava qui. Questa incisione incorniciata si dice che sia stata regalata al dottor Johnson dal noto pittore Sir Joshua Reynolds. A me hanno detto che quel quadro gli venne regalato dalla signora Gren. E non è certo un Reynolds. È tanto importante, cara? Oh, mi dispiace. Da questa parte, signori, prego. Muovetevi, bambine, su, muovetevi. Il segretario non è in questo piano. Pazienza, Amit. Ho il presentimento. Caro colonnello, con Sherlock Holmes fuori dai piedi, cosa può andar male? E qui abbiamo l'attico biblioteca, in cui il dottor Johnson scrisse il suo famoso dizionario, ed in cui si vedono molti libri di questo grande uomo ed altri oggetti interessanti. Fatevi avanti, signore e signori, prego. In quell'angolo c'è il secretaire che contiene molte opere originali del suo genio letterario. Su questo tavolo, Hodge, il gatto del dottor Johnson, dormiva mentre il suo padrone lavorava. Una cosa strana di questo gatto era la sua passione per le ostriche. Dicono che talvolta il povero dottore digiunasse per comprare le ostriche al gatto. Oh, che peccato. Ora ci spostiamo nella sala grigia, che è proprio sotto di noi, e in cui vedrete il letto sul quale morì il povero dottor Johnson. Ma di che cosa morì? Di gotta. Proprio di gotta. Da questa parte, signori, prego. Attenti ai gradini.
tue chiavi. Terzo scaffale in alto. Il coltello. Signori, le matrici della Banca d'Inghilterra. Bene, signora Courtney. Ci incontriamo di nuovo. Le consiglio di non farlo, colonnello. Mi devo congratulare con lei, signor Holmes. È molto più abile di quanto pensassi. Grazie, signora Courtney. La sua lode è la massima soddisfazione. Avrò sempre caro il ricordo delle sue lusinghiere parole. Ricordo? Ah, grazie. E ora devo eseguire un compito molto spiacevole. Holmes! Arrivo, Holmes! Che c'è? Tutto bene? Sì, perfettamente, ma quel signore sul pavimento ha bisogno di cure mediche. Dobbiamo conservarlo in salute finché non verrà impiccato. Arrestateli tutti. Un antagonista brillante. Peccato che il suo talento fosse così mal diretto. Vuole restituire queste matrici alla Banca d'Inghilterra, ispettore? Io ancora non capisco come ha risolto il caso. Merito del dottor Watson. Lui mi ha dato l'indizio citando il dottor Samuel Johnson. Congratulazioni, dottore. Oh, grazie, ma non sarei riuscito a fare tutto da solo senza l'aiuto del signor Holmes.